No, la rifinitura è andata molto bene, quindi nessun contrattempo, quindi sono tutti a disposizione. Non ho convocato Barella e Munari, che visto che sono squalificati in Coppa Italia, vanno a giocare con la Primavera perché devono mettere un po' di minuti nelle gambe. Se non fossero stati squalificati, avrebbero tranquillamente giocato giovedì a Sassuolo, e quindi in questo momento, dove magari sono un po' più in ritardo rispetto agli altri, è giusto che vadano a giocare, mettere almeno 80, 70, 80, 90, quelli che saranno minuti nelle gambe, perché sono giocatori che mi servono e me li posso ritrovare in questo rush finale importante. Siamo un terzo del campionato, ancora nulla è definito. Anche se sappiamo che nell'ultimo mese abbiamo avuto una marcia importante, però dobbiamo mantenerla, mai abbassare la guardia, mai pensare di aver già raggiunto il nostro obiettivo, sarebbe l'errore più grande, anche perché domani ci aspetta un'altra gara molto, molto insidiosa. È una squadra giovanissima, con qualche giocatore di esperienza come Castellini, Caracciolo, Arcuri. È una squadra che è partita per salvarsi, è stata ripescata, quindi senza grandi assilli come lo era nel passato. Boscai ha portato indubbiamente la sua preparazione, l'allenatore molto bravo, molto preparato. Ha fatto la storia a Trapani, portando la squadra dall'eccellenza alla Serie B fino quasi alle porte dei playoff. È un allenatore che fa giocare molto bene le sue squadre, squadre molto propositive, che creano molto, e quindi, ripeto, bisogna stare veramente con le antenne molto, molto ritte. Ma sapendo innanzitutto i loro pregi, cercando come sempre di essere attenti in tutte le fasi di non possesso, e poi naturalmente cercando di far valere indubbiamente in questo momento la nostra sicuramente superiorità dal punto di vista qualitativo generale, di esperienza, e alimentarlo ancora di più in seguito, insomma, alle ultime prestazioni che abbiamo fatto. Ma io credo che ogni allenatore cerchi sempre il pelo nell'uovo. L'ho detto anche lunedì sera, ne abbiamo fatto credo un'ora come ogni allenatore, almeno per quello che ho sempre immaginato io la squadra, ogni allenatore vuole vedere. Dopo qualche erroretto, qualche leziosità, abbiamo concesso due o tre occasioni importanti all'Ascoli, e siccome questa è una categoria dove le partite non sono mai chiuse, basta un episodio, un errore per riaprirle, e dopo butti al vento veramente una prestazione superlativa. E quindi in questo noi dobbiamo ancora migliorare, cercando di evitare cali di tensione, cali di concentrazione e quella superficialità in alcune circostanze che permettono, ripeto, all'avversario di crearti situazione o comunque di prendere coraggio, e noi questo non dobbiamo farlo, perché eravamo stati molto bravi a Spezia in questo, veramente a non alimentare, a rimanere sempre in partita, sempre squadra, mentre con l'Ascoli gli ultimi 20-25 minuti, questo, forse pensavamo che ormai la partita era in pugno, era chiusa, ma in B non è mai così. Ma è difficile tenere fuori giocatori molto bravi che in questa categoria fanno la differenza. È più facile in questo momento perché vengono da lunghi infortuni, da infortuni comunque importanti, quindi la condizione sta crescendo, sta migliorando, ma è normale che soprattutto Sau non ha ancora fatto un minuto e quindi ha bisogno piano piano di iniziare a mettere minutaggio, e per poi rientrare in pianta stabile, in squadra. Fortunatamente gli altri hanno colto l'occasione molto bene, facendo ottime prestazioni. La squadra non ha risentito minimamente di queste assenze, perché, ripetiamo, noi abbiamo fatto grandi risultati, ma avendo fuori Sau, Capuano, Balzano,
Farias per tantissimo tempo. In precedenza avevamo perso Giannetti. Insomma, questa dimostrazione della bontà dell'organico, ma soprattutto della serietà dei ragazzi con cui si allenano e quindi si fanno trovare pronti. E anche in questo momento di quelli, tra virgolette, come abbiamo detto, importanti, di capire che in questo momento ci sono dei compagni che stanno meglio di loro e quindi accettano con serenità le mie decisioni, pronti quando sono chiamati in causa a dare il loro contributo, anche perché lo sanno che da qua al 27 dicembre abbiamo 8 partite, se dovessimo passare il turno sarebbero 9, e quindi per forza devo comunque alternare l'organico, non posso pensare ogni 3 giorni di mettere la stessa squadra in campo. Sto facendo le mie valutazioni in base soprattutto alla condizione di chi ha giocato lunedì, vedere un po' come stanno, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni in meno rispetto agli avversari per preparare la gara, praticamente ieri e oggi, perché tra martedì un leggero defaticante, mercoledì un recupero completo, la partita l'abbiamo preparata ieri e oggi, quindi valutare solo la condizione generale di chi ha giocato lunedì e cercando, ripeto, di mettere quello che reputo domani la miglior formazione che mi dia più garanzie per la gara di domani, poi penseremo alla successiva. No, è normale che ci stiamo avvicinando a una percentuale che mi darebbe grandi soddisfazioni, quindi diciamo al 100%. Ci abbiamo forse messo un po' per tanti motivi, però la condizione in questo momento è, diciamo, quasi ottimale per chi non ha avuto incidenti particolari. Anche, credo, ripeto, l'ho detto anche qualche mese fa, il gran caldo ha condizionato, perché giocare, ripeto, a 25 gradi anche a ottobre, fine ottobre, non è facile, e quindi per giocare a certi ritmi, che sono i ritmi che voglio io, perché comunque il mio modo di giocare è un modo di giocare abbastanza dispendioso, e bisogna star bene, soprattutto il caldo, questo la squadra un po' lo percepisce e si è fatto un po' più di fatica in passato. Adesso col fresco si vede che i ritmi riescono ad essere alti e quindi si sta avvicinando molto la squadra all'idea che ho sempre avuto dal primo giorno che sono arrivato qua. No, l'importante è che non ci sia stato nessuna ripercussione per quanto riguarda l'infortunio. Ci ha messo solo un paio di giorni per smaltire un po' il fastidio al ginocchio, quindi sia ieri che oggi si è allenato comunque regolarmente. Ieri un po' a singhiozzo, oggi completamente in gruppo. Capuano oggi mi sembra che è andato a fare un altro controllo, quindi credo che tra qualche ora dovrebbero dirmi un po' l'entità del danno con precisione, valuteremo un po' i tempi di recupero insieme allo staff medico.